Buongiorno a tutti, siamo a Rimini, siamo fermati qua il giorno dopo la fiera. E non te lo fai un giorno da 24 ore solo a piadine, eh? Non te lo fai il posto dove fanno le piadine migliori, un giorno di solo piadine. E quindi abbiamo trovato la prima piadineria per andare a fare colazione, perché sono le 11. All'ingrassaggio con una bella piadina con la Nutellina. Poi magari invece c'ho voglia di salata, prendo la salata. Vediamo com'è. Niente, ci vediamo dopo. Allora, siamo praticamente arrivati a questa, si chiama la piadina riccionese da Alex. Ha 4.7, 832 recensioni. Beh, penso sia buona, si spera. Carino il posto comunque. Voi non me la fate la piadina? Ho anche il pasticcio. Ambe, che te faccia la piadina riccionese. Poi è bello perché le fanno loro. E certo. Mi stai coprendo, mamma. Posta di Valeria. Prezzi è nella media. Fanno anche l'insalatone, se vi interessa. Ah, c'era la piadina Nutella, 2 euro costava. L'hai preso? Una romagnola. Sono romagnolo, è la classica piadina che fanno qua in Romagna, che è crudo di Parma, squacquarone, dop e rucola. 5,50 euro, per proprio un'acqua levissima. 6,50 totale. Queste sono le piadine che fanno. 1, 2 e 3. Gusta? Non è buonissimo. Facciamo la foto per piedi. No. Penso che non c'entra niente con le piedine che ci mancano. Eh? Non c'entra niente? Con quello che mangiamo noi, c'è da porco. Sa che c'è. Assaggio questo pezzo di qua. Avete dentro la lupo, a me se non piace la lupo. Buona pasta. Morbidosa. Anche lo squacquerone è buono. Vabbè, anche le recensioni che parlavano era buona, quindi. Come fa a piacerti la rucola? Non mi piace il mix, veramente ne mangerei 10. Beh, sarà così visto che devi farti merenda, pranzo, cena. Comunque nei commenti fatemi sapere se siete mai stati qui, se. O se non siete mai stati, veniteci. Veniteci. Facciamo lezione. Comunque fatemi sapere se questi tipi di video che mando sono una cosa che non mi possono piacere, magari posso fare anche nel stand, tipo. Solo pollo e riso, ogni giorno. Piacciono le schifezze a noi. Ah, sì? Sì. Vabbè, ci vediamo dopo. Ti dal negozio e Melissa ha questa roba sul culo, no? Guardate. Cioè, questa. Ah, questa macchia bianca sul pantaloncino, diciamo, ma dove l'hai presa? Tocchiamo a Cicca e guardate dove l'ha presa. Macchina! Perché l'ha messa lei? Rimbambita! No, adesso tu vai in giro così, tutta sporca. Sfigata. Ora da Riccione ci siamo spostati a Rimini, dove faremo la seconda tappa piadina. Guardo la recensione, ma penso che andremo da Lello, che me l'ha consigliato una ragazza ieri, e quindi penso che andremo lì. Ma cosa faccio? Me le mangio sempre tutte uguali o cambio ogni volta? Cambio. Cambio gusto? Ok, cambierò gusto. E guardate dove sono. Comunque mi disse un brutto vizio che ogni volta che dico che devo andare in un posto mi dice dopo un po'. Ma siamo sulla strada giusta? Devo essere sicura 100%, non mi sbaglio sempre. Poi, ma è aperto? Perché c'è tutto chiuso qua. È aperto? Chiama perché se no non è aperto. Ma scusa, ma ogni volta che cerchiamo di domenica o sono chiusi o... Il posto non esiste non proprio. Non esiste, esatto, in una mappa, quindi era per... accertarci dell'esistenza. Perché se no si cammina un chilometro, poi non c'è il posto e la sentiamo, mi arrabbio. Comunque stiamo per arrivare dalla Lella. L'hai già detto. Allora non posso ridirlo. No. Va bene. Stavolta mangio anch'io, quindi mangio. Sarà molto più obiettivo il... Ma cosa dici? Io sono sempre super obiettivo. Questa piadineria dalla Lella ha 4.6 stelline, 1388 recensioni. Se guardiamo le recensioni è... negative, peggiori. Uno ha scritto una settimana fa: piadina pessima, fredda e immangiabile, molliccia. Molliccia. Ma dai, è possibile, non ci credo. Adesso andiamo a provarla. Cosa hai preso? Ho preso bresaola, rucola e squacquarone. Ancora? Adesso non è come quelli prima. Cosa cambia? Più dura questa.
l'altro la cosa si scioglieva in bocca. No, comunque non c'è paragone con quella di prima. Quella di prima era molto molto buona. Come diceva lei, quello sfaccorone prima era bello caldo, poi è freddo. È molto più dura. In realtà si scioglieva quasi in bocca. Peccato. Poi quella della Mary sembra tipo che non sia fatta al momento. Sembra tipo riscaldata. Il formaggio si è... Boh, secondo me erano già pronte. Hanno messo dentro gli ingredienti e l'ha scaldata. Dici? Sto paragonando lo stesso tipo di piadina, quindi spaccola, rucola e prosciutto crudo, e quella che ho preso prima è quella che ho preso adesso, che è della Mamma della Mary, che non ha e non c'è paragone, quella di prima vince 10-0. E qua non si sente nemmeno il crudo, cioè c'è tutto rucola, guarda. No dai, c'è un po' di crudo. Sì, ok, però la sera è più lupo. Senti più la rucola e il crudo. Niente. Niente da fare, meglio l'altro. Meglio l'altro. Altra cosa fondamentale da dire sono i prezzi, che prima la stessa pedina costava 5,50 qua 6 euro. Inoltre in quella pedineria c'era quella della Nutella 2 euro, qua costa 4 euro. Quindi sa che Alex, la pediniera, cosa che era riccinose, no? Riccionese. Vabbè, comunque la pediniera di prima top. Questo non vuol dire che qua fa schifo, perché non è vero. Mangia benissimo, però a livello proprio di gusto, di sapori, di sofficità, un'altra. Non c'è paragone in confronto a quelli. Questo video, oltre ad essere un video di 24 ore, racconta un po' di difetti. Melissa ha un difetto. E tu ne hai un altro, che è quello di toccare il microforno. Lei ne ha uno dei tanti. No, è scherzo, uno dei pochi. Guarda che idiota, come se la ride. Melissa si arrabbia se qualcuno va in bagno prima di lei e fa la cacca. No! Mi arrabbio se sanno, se uno sa che se uno sa, fare, aspetta, che devo fare la pipì, chi pare che uno ti fa aspettare tutto il tempo che fa la cacca e poi c'è pure la puzza dentro, cioè. Che pazzina, che pazzina che c'ha, ciao mamma della Mary che si sta morendo da ridere. Niente, questo era uno dei pochi difetti che ha Melissa. Comunque questa esperienza dalla Lella non mi è piaciuta e vabbè, a volte anche dove andare, a volte sì, infatti a volte anche le recensioni non sono, cioè dici che a fianco c'erano quelli che sì, infatti a fianco noi dicevano che buona, forse non sono andati da Alex prima a mangiarla. Forse no, poi dipende anche dai gusti, c'è cioè, chi piace più croccante, più morbida. Questa sì, era, però devo dire sì, brava. Poi cioè un'altra cosa è che quella di prima proprio si scioglieva in bocca, quindi ne avrei mangiata un'altra. Questa era proprio così pesante, era molto più pesante, più dura la pasta. La cosa peggiore era il freddo dentro, cioè il formaggio infatti gelido dentro. Bravo. Niente, ora ci dirigiamo verso il centro e poi cercheremo una pedineria più tardi, o per la merenda o per la cena. Vediamo. Oggi è tutto un viaggio in Romagna. Ci siamo spostati a Cesenatico. Tu me ne sei mai stato a Cesenatico? No, nemmeno io. Penso che faremo dopo una merendina con una bella piadina. Che ci mancava? Piadina? Piadina? Niente, abbiamo parcheggiato, siamo sul lungomare. E Melissa... Questo è il nostro motto di questi due giorni. E Melissa è stata contenta di aver attaccato una cicca in macchina. Ha pure dimenticato l'apparecchio all'hotel. Cosa dobbiamo farci? 40 km tornare e 40 di nuovo per venire di qua. Quindi Melissa pagherà la prossima piadina. Aia, aia. Però ci sono altri che sono proprio pieno di gente oggi. C'è un cane. Ma cosa dici? C'era pieno di macchine. Gira. Gira. Pieno di gente, raga. Quante persone. Ma sono tutti a mangiare, sfigata. Stiamo facendo una sosta in questo baretto sulla spiaggia. Si vede meglio. Voilà. Melissa si è preso questo cocktail esotico, analcolico, mi si è preso una bella Coca Zero, un ghiaccio limone ed è alcolizzata, si è bevuta la birra. Cheers! Pensavamo di aver trovato mamma Lena che fa le piedine. Ma è aperto? È aperto? C'è qualcuno? Hanno risposto. Scusi? Ma cos'è? Vabbè, andiamo. No, ma scusa, ma non lasciare la porta aperta. Buongiorno. Si fidano qua, andiamo via. Niente.
Fail. Allora, c'è un'altra piadineria, dai. Alla ricerca di sta piadineria. Cioè, ma chi può mi lascia la porta del locale aperta? Ma sei in qua. Non ho fretta la mia recensione. Olla! Qua c'è un'altra piadineria, vediamo un po'. Oh, non puoi fare una piadina con la Nutella? €4,50? No, c'è solo Nutella? Sì, Nutella e nocciola. Comunque è strano perché c'è il Despar e questo è soltanto qua fuori, cioè penso. Mi piada. Due cose da dire. Una, nel 2019 non si può non avere un bancomat. Perché non tutti abbiamo bisogno per contanti. Seconda cosa, le piedine sono riscaldate, cioè sono già pronte, quindi non sono fatte al momento. Quindi non so come sarà. Vedremo. Quanto hai speso? Piedina più l'acqua, €4. È impossibile. Sì. No, perché la piedina costava €4. Ho anche l'acqua. Forse non te l'ha messa in conto l'acqua, cioè nel senso che non te la dà. Non che non la paghi. No, volevo dire, no, scherzavo, la piedina è €4 perché l'acqua mi ha detto la prendi fuori, pensavo che me l'avesse fatta pagare. Ah. E invece no. C'è la macchinetta. Quindi si prende direttamente con le monetine. Sì. Posso già mi tracendo. Almeno è aperto. Momento della verità. La piedina normale. È più grossa? Un po' più spessa forse. Sì, infatti è. Non so, ce la faccio a finire tutta. Ti aiuto io, tranquillo. Sì, è più spessa. Più pastosa. La pasta non è come la. La primizia che si scioglieva. Ancora con sta cosa che si scioglie. Devo tornare a quello che devo fare. Però non è male. Che però, per dire con la Nutella non si può sbagliare. Infatti, è molto più pastosa. Però con la Nutella è buonissima. La Nutella è buona, bella calda, poi è grossa. Ma è gigante, sì. Però c'è da dire che costava 2 euro dal primo che siamo andati. Fa 4. 4 euro. Niente, ci vediamo dopo amici, godete un po'. Veramente, secondo me moriranno a vedere sto video. Penso che poi per una settimana, cioè per una vita non mangerò più piadine. Madonna, per ora come ti senti comunque? Ne hai già mangiate 3? Ne ho già mangiate 3. Ti piace ancora? Ma sì, perché comunque sto variando. Beh oddio, prima non tanto, ne hai preso 2 uguali praticamente. Sì, però con la Nutella ora. Beh vabbè. Considerate che non mangio mai Nutella io. Bene, a dopo. A dopo. Collata. A secco. Oh, vuoi? Molto pezzettino. Vuoi? Mangia. Cioè, grazie, eh. Molto gentile. Guardate quanta Nutella che c'è in sto pezzettino, sta cacchetta qua. Non si vergogna. Scusa, non ho fatto qua. Puliciti con la bocca. Niente, siamo tornati a prendere l'apparecchio della rompina qua a Misano Adriatico. Che fanno? Te la prendono un'altra piadina? Dicono che sia il posto più buono che ci sia. Anche l'albergatore ce l'ha detto. Sono un po' in controluci, mi sa. E quindi stiamo andando. Questo peccato di gola. Speriamo per il viso. Ma figurati. Qua, guardate. Oggi sosta libera. Melissa dice che ci verrà mal di pancia. Io la cacca l'ho già fatta una volta. Sì. C'è il peccato di gola, fanno piadine dal 1998. Se non è buona, meglio che chiudono qua oggi. Non si scherza. No, scherzo. Quelle speciali. Ma quelle non sono piadine. Sì, le speciali. Nutella sempre 4. Ah, no, 3,50. Poi veramente ogni volta c'è la standard la piadina e la cappuccino. Ciao, mi fai una piadina con sale piccata, stracchino e rucola, poi una con la Nutella e 2 acqua naturali. La mia piadina costa €5,50. Ma tu puoi guardare qua e non me. Ah, scusa. La mia piadina è costata €5,50, mentre quella con la Nutella di Melissa €3,50. Più le 2 acqua naturali da 1 euro. Onesti, direi. Okay, 11 euro totali. 11, quindi siamo sulla spiaggia, quindi la location. Ma poi se non sbaglio, aspetta che controllo. Peccati di gola, aveva un botto di recensioni. 4.7 500, 4 recensioni. La mia sarà la 505esima. E niente, siamo alla quarta piedina. Sì. Quarta piedina in meno di 8 ore. Siamo una media di 2 piedine, una piedina a 2 ogni 2 ore. Vabbè, aspettiamo che arrivi. Guardate qua, che belle. Non si vede, prova ad aprirla. Guarda com'è fresca.
E questa è la mia, la Nutella. Oh Maria. Adesso la assaggio subito. Oh, è piena. Assomiglia più alla prima, che si sfalda tutta morbida. Allora, morbidezza. Faccio un altro morso con sicurezza. Morbidezza è simile alla prima, cioè che è più spesso. Cioè è buona. Forse io preferisco la prima solo per il fatto che era più sottile, più si scioglieva poi. Però buona. Quindi secondo posto questa per ora. Secondo. Bello il fatto che ogni posto è conosciuto per qualcosa. La Romagna per la piadina, Milano per la cotoletta, Napoli per la pizza, Brescia per lo spiedo. Vabbè. Ah, sì? E Brescia lo spiedo? E perché mi hai portato a mangiarlo? Boh. Sapete di Padova cos'è? Scrivetelo nei commenti. Non sapete cos'è di Padova. Ma no, comunque è buona, bella morbida. No, vedi? Dicendo che è fresca. Cioè, la seconda mia domanda si sentiva che la pasta era riscaldata, è impossibile che l'ha fatta al momento, perché quella proprio è morbida, è come la pizza riscaldata, non è mai come quando l'hai fatta appena fatta, cioè è sempre dura, la senti che è la seconda volta che pita nel forno. E a voi piace la piadina? Se sì, come vi piace? Scrivetelo qua sotto che leggo. 5.000 like, faccio un altro video in cui mangio per un giorno solo qualcosa, scrivetemi nei commenti quello che devo mangiare, quindi aspetto i like e i commentini. Comunque questa credo che sia l'ultima piadina delle 24 ore, perché non penso che ne mangerò altro. Invece sì. Ah sì? È una da cena. Cavolo, ma questa qui cos'è? Un aperitivo? Sì. Come di prima cos'era? Merenda. Ah, okay. Era dolce. Finish. Io per un paio di giorni non voglio sapere di piedini. Ma dopo. Qua stiamo cercando di tornare a casa, ma c'è una coda della Madonna. Palle. Io ho già voglio un'altra piedina. No, scherzo. Allora, sulla strada verso Padova, siamo fermati qui a Ferrara, in questo posto. E niente, mangerò la mia ultima piadina di queste 24 ore, sperando che sia buona. E se no torneremo a Rimini a mangiarci un'altra. Beh, niente. Sei contento di mangiarne un'altra? Sì, ricordatevi quando ci veramente? Sì, no, io non ne posso più. Che serviamo a 5.000 like, facciamo una versione su un altro cibo che deciderete voi nei commenti. Beh, andiamo. Quindi andiamo. Ci siamo appena seduti, il posto è molto tranquillo, easy. C'è quel che serve, un tavolo, delle sedie e delle piadine. E delle piadine. Comunque i prezzi, visto che sono bassi, costano tutte le piadine, costano 5 euro. Niente, adesso aspettiamo che ci fanno ordinare e poi vedremo il verdetto di quest'ultima piadina ferrarese. Niente, a dopo. Una piadina è arrivata, i cappelletti, cappellacci, ancora con questi cappelletti. Cappellacci, sentiamo. Ah, è molto più spesso, sembra quasi più pizza che piadina, forse che la pasta. Non è male, però sembra più di pizza. È morbida? Sì, morbida, sì. Senti, l'hai fatta al momento? Quella è buona, solo che non la puoi paragonare al fatto che è una piadina di prima. Cioè, prima era la vera piadina. Qui è una piadina elaborata. Cioè, elaborata? Sì, è fatta a modo loro. Qui ci sta, eh. Comunque è anche abbastanza piena dentro. Come ho detto, l'unica cosa l'avrei fatta più sottile. Però non è male. Gli darei un 7,5. Sono all'ultimo morsettino. No, basta, basta. Dai, ce la rivediamo. No, basta. Finish. Beh, raga, Riccardo pensava di aver finito, ma cioè, una piada dolce non la vuoi mangiare. La sesta piadina non te la vuoi mangiare. E magari con 5 non sei a posto, la sesta si riempie. Quindi. E che dici, un'altra piadina non te la mangi. Quindi si mangia anche la piadina alla Nutella. La sesta. Anche perché sta troppo bene, cioè dovrebbe tipo voler vomitare la piadina. Come sta la panza? Solo piadine quelle. Madonna, che schifo. Non ce la farei mai. La mangio, la mangio. Eccola qua, amici. Esploderò. La metà. The last. Vai. Vai, vai. Ultimi due bocconi. Riesci a andare giù. Forza.
Come fa come Memphis Food, come si chiama il tipo? Vabbè, il nome non ci interessa. E gli do il suo nome, tipo, quello che finisca. L'ultima pianina è stata mangiata, cioè la sesta della giornata. Come detto, se il video arriva a 5.000 like, vi propongo un altro video 24 ore di qualcosa che volete voi, quindi scrivetemi nei commenti che video volete di 24 ore. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commentino e iscrivetevi al canale per vedere i prossimi video. E niente, alla prossima, bye bye!